Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Buonanotte a tutti. C'è sempre la mia principessa dietro, mi guarda male. Buon inizio settimana, buon rientro a lavoro a tutti. Saluta papà. Come devi dire? Ciao a tutti. Aggiornamento del lunedì. Vediamo sto rigore. Fa caldo, Alma? Eh? Manisce, nel frattempo sto cucinando il dolce venditrello, va bene, ha mangiato, la forma mangio io, aspetto il generale per andare a lavorare. Sto registrando senza microfono, eh. E va a cagare. Vabbè, anche se segniamo per io ho sbagliato. Allora. Ah, volevo ricordare a tutti che domani alle 21:30 sul canale che vi linkerò qui in descrizione, YouTube, dall'amico di Fabrizio, Pace of School, ragazzi, ci sarà la live dove ci saranno ospiti Lele, Lelinio 88, Ken 1988, detto Gianluca Carta, e il buon Renan Galvani, Renato Galvani. Sono stato invitato pure io, ragazzi, però io tornerò alle 11 da lavoro. Però vi invito a seguire la live perché ci saranno delle novità, non le chiacchiere che dicono l'altro, le chiacchiere, diciamo le cose come si deve, dai. Allora, hanno messo altre leggendine. Riciclati, ovviamente. Non mi interessano. Ah, però questa è una carta, bello, no? Mortacci su con la Juve, contro la Juve. Vabbè, solite cacate, ancora questi. E aspettiamo giovedì qualcosa di nuovo. Ok, ragazzi, non c'è nient'altro. Io nel frattempo ho fatto tutti gli eventi online e com, così mi sono leggermente un po' allenato. Quindi questi li ho fatti tutti, ci sono ancora questi e hanno aggiunto questo che danno GP e a posizione. Questi li ho fatti tutti e qua che danno altre 50 monete, dimmi di sì. Vabbè, raga, questa è la situa. Io sto qui. Facciamo gli scongiuri, non perdo da 8 partite. Siamo ritornati di 2, ovviamente, dove ci spetta. Diciamo che se sommiamo tutte le partite, sono 75 partite che non perdo, 58 che perdo. Troppe sconfitte, ma troppi pareggi oggi, raga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A 9, da 9 partite, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 partite che non perdo, ragazzi. 9 partite che non perdo. Diciamo, se tolgo pure 10 pareggi, sarebbero 60 vittorie, sarebbe più delle sconfitte, la percentuale sarebbe molto più alta. Vabbè, continuo a giocare con questo schema, ragazzi. Non lo tocco, mi sto trovando bene con questi giocatori un po' Strauss messi così a cazzo di cane. E ci vediamo dopo. Adesso io stoppo un po', mangio e poi ci vediamo. Ok? Faccio qualche partita. La bambina si sta per addormentare. Volevo che si addormentasse più tardi. Staremo a vedere, dai. Grazie.
cos'è la presunta? 3-2-1-4. Madonna mia. I carti. Il cambio, papà. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, sono una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Quella madò. Sarà davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Perché si è fermato lì? Walkman Zen. Oggi si veste di nero azzurro in un tripudio di bandiere e striscioni dell'Inter. Siamo allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano e ci aspetta una grande partita. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Tutto in merda, salta. Cerca il passaggio, ma non guarda, raga. La mette sulla fascia. Ottima giocata di testa. Passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Mi dovrebbe dare voraggio. Holland. Eh no, così Holla. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Totti. Rotti. Se ne va. Minchia, raga. Che palle sto fatto. Allontana il pericolo. Perché a lui? Dove va quello? Sulla sinistra e sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Tutte e due le squadre sembrano aver deciso di non prendere rischi. Difesa 3, non posso prendere delle imbarcate da questo scandaloso. Cercano la ripartenza rapida. Ma quella madò, guarda come gioca in automatico. Lancio lungo del portiere. Ma cerca di dare ampiezza al gioco. Non si fa sorprendere da quella palla. Nedved. Maradona. Nedved. Nedved la mette in mezzo. Palla in avanti verso il compagno. Su. Passaggio prevedibile. Ci vuole qualche idea più brillante. Non è l'assenza di tiri in porta a minare lo spettacolo di questa gara, ma la mancanza di energia da parte delle squadre. Cerca spazi in avanti. Cerca la traccia in profondità. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Fa viaggiare il pallone in verticale. Intervento tempestivo. No, ma che matassa. Arriva Totti. Sceglie di andare di cazzo su. Preferisce andare sul sicuro e spazza. Passaggio sulla destra. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio. Ma si può rinviare in aria, dico io. E c'è il gol dell'Inter. Prima rete per l'internazionale. Ci ha provato a pararle tutte il portiere. Qui proprio non ha colpe. Si è fatto trovare pronto. Ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Punteggio di 1-0 a referto. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato?
è davvero l'arma in più di questa squadra. Vede lo scatto e cerca la profondità. È un grande riflesso qui. C'è retro. Cioè questo lì. Riconquistata immediatamente. Oh! La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Guarda! Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Ora Del Piero. È fuori. Perché? Fa tutto da solo e fa bene, gran dribbling. Non va certo per il sottile e l'allontana. Matheus. Pirlo. La gioca in avanti con un filtrante. Io contro questo semi difficoltà, raga. Spiegatemi perché. Difesa a 3, semi che hanno 8 dietro, raga. Guarda qua, neanche la blocca. Madonna mia, è una cosa incredibile. Pirlo. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Ma l'ho rinviata io. Vede la partenza del... Ma guarda, si è fermato. Parata meravigliosa di Diogo Costa. Che parata, certo non un intervento di routine. Portiere impeccabile Fabio, difficile fare meglio di così. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Dove va qui? Prova a darla profonda nello spazio. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Pallone lungo. Io non lo so, commentate voi, dai, ma dove va quello? Una bella giocata nello spazio. Prova con una palla filtrata. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Supera l'ultimo uomo prima della porta. Ci sarà un minuto di recupero. Sulla destra. È una buona occasione per trovare spazio. Prova a lanciare il compagno. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Non ci pensa, su due volte la rinvia. Ma guarda, cioè non è possibile. Ma guardate che schema questo. Non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Ricordiamo a tutti i tifosi di non perdere di vista i propri bambini durante la partita per la loro sicurezza. Si riparte per il secondo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. Va bene, bravo. Palloni così non è mai che la parata di Cech, la gioca all'indietro. Del Piero, parata di Cech. Va bene, dai, abbiamo capito. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Prova a verticalizzare, si mette in mezzo e sventa i piani del Piero. Vabbò, fallo là, non lo fischia. Madonna, guarda. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Palla dentro. Palla intercettata. Holland, dove sta? Arriva Figo. Palla a cercare la profondità. Mauro Icardi ha tentato in tutti i modi di raggiungere il non ci credere, io ho sempre difficoltà contro questi schemi, è una cosa incredibile.
non batte, ma porca di merda sicuro. Allontana la sfera guadagnandosi Ma una dove cazzo posizione. va quel? Pires e prova a crossarla in aria. Pronto al tiro. Beffa l'estremo difensore. Ne hanno voluto un altro, adesso lo possono gestire con più calma. Ha dimostrato di avere due piedi davvero educati. Addomesticare quel pallone non era per niente semplice. Dai, la quito, dai. Va là qui. Non si passa, ottima parata. Una bella parata in risposta a una buona conclusione. Questi scarsi, ragazzi, incredibile. Più scarsi sono, peggio è. Attenzione, una sostituzione. Nei loro secondo corner del match. Gioca sulla destra. Pirlo la mette in mezzo. L'affluenza di Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ma io l'ho data a Nedved. Io l'ho data a Nedved. Ci si annoia. Ma l'ho data a Nedved. Prova a superare la difesa con un filtrante. Terzo tiro dalla bandierina per loro. Beh, batto, tramano. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Niente, raga. È una cosa incredibile, inconcepibile una cosa del genere. Cucurella. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Può cercare il taglio in mezzo, mette la palla dentro. Grande occasione ma palo. Baggio su Bandic, raga. L'abbiamo vista di tutta. Fermati. La palla viene rigiocata verso l'interno. Palla buttata via, peccato. Pallone interessante in verticale. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Del Piero prova la conclusione in porta. Tiro decisamente nelle sue corde, ma non va. Non era facile, ma di sicuro ci riproverà la prossima occasione. Non ci credo. No, non ci credo. Non ci voglio credere. Sostituzione per l'Inter. Numero 5. Tutte e due le squadre Pirlo. Hanno optato per il cambio. Numero 9. Lasciano il campo per il numero 19 e il numero 21. Cambio di giocatori. Si riparte con un fallo laterale. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Errore qui, pallone sprecato. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Pallone interessante in verticale. Adesso possono ripartire in contropiede. A sinistra con il passaggio. Prova a superare la difesa con un filtrante. L'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Sono tre per gli avversari. Ottimo salvataggio. No, c'è un gol a far così. Povero portiere qui. Riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato.
Attenzione, un cambio. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Ma è evidente, serve qualcosa in più in fase di rifinitura, Fabio. Via tecnica, intuito e creatività. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Sono stati bravissimi. Dai! Potrebbero anche andare a vincere. Niente, raga, è una cosa incredibile. Da come stanno giocando i suoi, credo che l'allenatore voglia chiuderla per evitare rischi inutili negli ultimi minuti. Tiene gli occhi aperti e non si lascia sfuggire la palla. Ma Shevchenko. Ma qua. Ottima incursione, la difesa però si è fatta trovare pronta. Difesa ben piazzata, pronta ad assorbire l'inserimento coprendo la profondità. Totti! Un sacco alle spalle del portiere. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Non segnare in un'occasione simile sarebbe stato un peccato capitale, eh? Difesa davvero pessima. La zona davanti alla porta va presidiata meglio. Probabilmente i difensori non si sono capiti. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Hanno avuto l'atteggiamento. Ma mi spiegate perché io contro questi schemi non riesco a giocare? Cioè, ma guardate un po', io non riesco. Ma qua... può tentare la conclusione, non si fermano più, ancora a segno, vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Non si può, Fabio, non si può sbagliare così là in mezzo, lasciando poi la difesa esposta. L'allenatore sarà giustamente molto arrabbiato. Che ho detto io? Turco, vai, vai, maledetti, che voi siate maledetti, che siate maledetti. Mi serve. Bello. E voi siete maledetti. E voi siete maledetti. Beh, coloro, raga. È una cosa incredibile. Oh. Una cosa incredibile. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera, sulle... Brutto fallo, l'arbitro non può che fischiare. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo questo è l'ultimo, amico mio. E c'è già un calcio di punizione da posizione pericolosa. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Sì, no, io ormai usano dei trucchetti. Io non ci credo. Io non ci credo, raga. Ingiocabile contro loro, è ingiocabile. Contro loro è ingiocabile. Ma che cos'è quest'altro lato qua?
cercare la profondità. Che cos'è questa trollacqua? Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Hernandez. Lui fa parte di una famiglia di calciatori, ma a differenza del fratello fa della forza fisica, della progressione la sua caratteristica principale. Può spaccare in due la difesa. Occasione da rete. Palo. Ci prova di nuovo. Gonfia la rete. Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. Porchi di merda. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Bel gol, frutto di un ottimo contrattacco. Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento. La transizione tra momento difensivo e offensivo è stata veramente molto fluida. Ma guarda che sto... Che cazzo di sto... Intercetta il pallone, ben fatto. L'attimo, l'attimo. Che cosa? Si alza la bandiera. Cristiano Ronaldo e la difesa dice di no. Cristiano Ronaldo ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone. Ma perché ti scansi, Nedved? Che cosa ti ho fatto io? Ma di nuovo! Ma muovi al vemo, ma mi ha cacato un cazzo, Ottima progressione, palla al piede. E poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Holland prova a metterci il piede. Non puoi stoppare palla che già l'hai persa. Ma vale la pena stoppare la palla. Hernandez. Palla buttata via, peccato. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. E così siamo evidentemente sull'1-0. Passaggio, non riesco più a fare. La marcatura asfissiante su questo giocatore sta funzionando. Anche se c'è inevitabilmente il rischio di lasciare scoperti altri spazi che i suoi compagni possono sfruttare. Svetta di testa. E c'è la rete! Pensavo che tiravi, pensavi, Wiggingheu. Ottimo colpo di testa. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato in partita era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. C'è la merda. Ehi, ciao. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Palla ad Holland. Cioè, Holland se ne batte, raga, ma io... la spezzo, raga. E riprende splendidamente il tempo in scivolata. Sceglie di andare per vie verticali. Spazza il pallone senza fronzoli. La palla è già tornata in loro possesso. Palla ad Holland. Vince il duello la fa sua. Difesa energica e decisa. Nello spazio per Del Piero. Manca proprio qualità nel palleggio. Il mister non sarà per niente contento. Gioca con un pallone lungo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. E c'è il palo! Del Piero! E il guardalinee ha alzato la bandierina e fuori gioco. Bravo. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. La muerte mi è sensazionale, me lo tolgo sulla vizio. Cerca la traccia. Olla! È un grande riflesso qui. Non me lo tolgo sulla vizio. Il primo tempo ed è chiaro quale dei due allenatori sia più soddisfatto a questo punto. Prova a calciare. Kobel chiude la porta. Aveva diverse opzioni davanti a sé, ma non è stato in grado di sfruttarle. Un paio dei suoi compagni avranno da ridire su questa questione. Ah, non fischiare i falli, ma perché devi fischiare i falli a favore? Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. Con
compagni un po' indispettiti da questo errore, doveva fare meglio. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. E passa. Nessuno che si smarca, oh. Vediamo se può capitare. Kobel chiude la porta. Guarda quella schiappa lì, fa lì. Che cazzo è questo? Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Finisce il primo tempo. È il momento di un po' di ristoro. La tua analisi sulla prima frazione, Luca? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0. Un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Partiti. È iniziato il secondo tempo. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Vabbè. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Prova a superare la difesa con un filtrante. È buona, si gioca. Ma tempismo perfetto, bell'intervento. E ci è voluto forse più del dovuto, ma i difensori sono riusciti a mettere un freno a un attacco potenzialmente pericoloso. Magari avrebbe potuto creare soluzioni alternative. L'azione è sfumata così. Passaggio in avanti. Opportunità di ripartire. Prova a verticalizzare. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta vale. Ottimo posizionamento difensivo. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Errore qui, pallone sprecato. Ora del Piero. Ma Scholes. La partita è caratterizzata da una differenza di due reti. Vediamo se cambia qualcosa. Fischio deciso dell'arbitro. Si riparte. Un'ammonizione che non sorprende più di tanto. Alma, bella ninna. Cerca il passaggio. Bellissimo. Bel passaggio filtrante, raga. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Vede la partenza del Cristiano Ronaldo. Io palto adesso. Vabbè. Va bene. Sono riusciti a rientrare in partita. Vedremo se troveranno il pareggio. E qui fanno vedere tutto il loro potenziale in contropiede. Ma guarda come ha allargato di nuovo. Hanno dimostrato più e più volte di essere micidiali in velocità. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Ne prendo una di testa questa. Il pallone però male. Rodri. Cristiano Ronaldo. Pallone interessante in verticale. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Ah, non è fallo là. Bellissimo. Bella questa azione, devono continuare ad insistere. No! Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Ma esatto. No, mannaggia la morte da moccola. Madonna, ma ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per te. Le sue capacità fisiche sono straordinarie. Non ha segnato in questa occasione, ma ha dimostrato la sua pericolosità. Su Stoichkov, parlo tu cazzo. Da questo mi muore. Allora, cagato il cazzo. Substitution. E l'allenatore decide di ricorrere alla panchina. Cambio per loro. Libera il momento giusto. Riceve bene, colpisce il pallone. Pericolo sventato, adesso possono ripartire. Ma vabbè, non ho capito chi è. Non vuole davvero niente per ribaltare una situazione. Vabbè, cross. Fa viaggiare il pallone in verticale. Ma che
Ma Neymar su Thuram, raga, ma dove, quando mai? Recupera palla dopo qualche sportellata. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Partita che potrebbe essere una svolta. Sì, ma sono ancora in vantaggio. Non devono farsi prendere dal panico. Si libera e va. La gioca in avanti con un filtrante. Commentate voi, ragazzi. No, ragazzi, non so più che dire. Ah, non è. Ah, beh, madonna. Madonna mia, che schifo. Ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Hanno la possibilità di incrementare il vantaggio con questo calcio di punizione. Platini! E lo lascia scappo al portiere! Un gran gol! Che gol fantastico! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Solo lui poteva cercare e trovare una parabola del genere. Un gol splendido, tecnicamente perfetto, non c'è che dire, ha messo la palla esattamente dove voleva. Non gli ho dato le abilità perché non ce l'ho dato. È appena entrato e va subito in gol. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. Due gol di distacco. Che cosa? Ma io l'ho data a quell'altro la palla. Il gol sembra quasi aver rotto l'incantesimo. Ma guardate, guardate, dai, raga, dai. Poi devo leggere i commenti, beceri, 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 raga, beceri, beceri, io non ho parole, raga, non ho parole, 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 che schifo. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Era al posto giusto, un bel anticipo. Opta per il lancio lungo. Intervento bello ed efficace. Cerca il movimento che sta in profondità. Rodri sbaglia il passaggio mal calibrato. Una bella giocata nello spazio. Del Piero ci prova con un pallone profondo. Ha calciato forte. There will be 3 minutes at a time. Ora Del Piero tenta. È decisamente fuori bersaglio. Non funziona più. Non funziona più. Fa viaggiare il pallone in verticale. Pisco. Ruben Neves. Mi vuoi far fare il gol della bandiera ancora? Ed è arrivato il segno. Io mi auguro che non sia tutto, ragazzi. C'è veramente molto. Pessi 25, guadagnati 31. Turco di merda era quello. Non è italiano. Ma dobbiamo fare l'ultimo. Mannaggia, corso, vediamo. Cazzi, è. Ehi. Cacca tu, cazzo. Thank you.
qua so cazzi. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi infatti pure gol, sono arrivati in massa. Che atmosfera! Oh, ci fa male, tutto innalzo a corsa. È il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano con la pressione del pubblico. La partita è già cominciata. Ciao. Forte, così vede già. Con l'italiano. Non si tira indietro e conquista il pallone. Avanza deciso. Salah. Ma perché non si fregano i miei giocatori? Pensare a un'immagine emblematica di uno dei successi europei. Prova la conclusione. Sì. È riuscito. No, no. Minchia, come ho visto. Cacchio l'avessi preso. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Ha colpito la palla come meglio non poteva, rete magnifica. I sorrisi fioccano sugli spalti, ma anche in campo. Mamma mia, stavo andando in tipo la spagnola a porto. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Zico! Zico ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Makelele, palla buttata via, peccato. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Spazza il più lontano possibile. Van de Ven. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Billingham, brutta palla qui nella terra di nessuno. Prova a superare la difesa con un filtrante. Spiegate perché c'è andata lì dietro. Che cosa? Calcio di punizione per il Porto. Makelele. Prova a eludere la marcatura. Ho montato questa. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Questa curva. C'è Messi. Mbappé. Con forza ed evita azzardi. Il Porto recupera voilà, la palla bello. E si prepara a reimpostare. Prova a fare tutto da solo. Come non è fa? Difesa ancora decisiva. Cerca l'uomo là davanti. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Giocata interrotta. Devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Makelele. Bellingham, detta lo scatto del compagno con un filtrante. Che pallone al tiro! Ha colpito molto bene il pallone qui. Alma, fa la ninna. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Da una parte all'altra del campo. Vabbè, certo non ci si annoia. Una bella giocata nello spazio.
con un pallone lungo. Ma ne prende una di testa, Olando. Aspetta che appino il posto. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Messi ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Che devo fare, raga? Non so che fare là. Ma guarda quel coglione, ma... E boom, tra sta cazzo da palla. In divisione 1 sicuro questo. Ci prova con un pallone profondo. Intervento fondamentale. La butta via, non trova altre opzioni. Niente di fatto, azione interrotta. Del Piero sul pallone. No. Intercetta il pallone, ben fatto. Il risultato è di 1-0, ma la squadra in svantaggio ha raramente visto la porta avversaria. Stanno gestendo la gara. È probabile che aspettino soltanto il fischio dell'arbitro per tornare negli spogliatoi. Salva Casillas, reazione di puro istinto. Raga, non riesco proprio ad uscire. Ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. E sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora nessuno per i rivali. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Niente, devo prendere gol. Fidati, fidati, devo prendere gol. Messi, Bellingham, occhio alla conclusione. Madonna mia. Preferisce non rischiare e la butta via. Anticipa la traiettoria. Niente, scampato pericolo. Qui una gara tutto sommato divertente e piacevole. Il primo tempo ha regalato qualche emozione e un solo momento significativo che coincide con l'unico gol fin qui messo a referto. Come ti sono sembrati questi 45 minuti? Si sono fatti infilare in contropiede, un gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso se vogliono rientrare in gara. Il direttore di gara ha già mandato tutti negli spogliatoi. Con un solo gol a referto, nonostante il gioco macinato da una parte e dall'altra, niente, quella a terra, a forza. Partirà dall'1-0 in questi primi 45 minuti. Prime fasi della ripresa già in corso. Dai Piero! Traversa, ma non è finita! È fuori gioco per lui. No, vai, che bello. Meno male che non è entrata, raga, mi serve bruciato di più il culo. E che ha fatto quello? Zico, la gioca in avanti. Si è scansato. Potrebbe essere il suo momento. E il portiere dice "Gol". No, ma tramonto. Fermo il bicchiere. Hai detto che questo è il messaggio, ragazzi, scandalo sto gioco. Gioca in profondità. Errore qui. Ti anticipano, raga, incredibile. Ti hai visto? Prova con la palla lunga. Sempre che giocano in 20 questi in campo. Ne ha 20 in campo. Pallone interessante in verticale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Che giocata in dribbling. Cucurella. Ma che cazzo? Ma io non ne prenderò mai di testa una. Prova a verticalizzare. Capisce tutto, interviene con sicurezza. Vede la partenza del compagno e prova a seguirlo. Incredibile. È incredibile. Oh, e prendila! Scaglia il più lontano possibile. Fa scandalo a piscina. Scodella in avanti. Sto giù. Ma guardate! Ma che cazzo è sto schifo oggi? Momento di incertezza degli avversari ed è
manuale. Che schifo è, raga. Che schifo è questo. Ma questo come fai di due? Che cazzo stai a fare? Vuoi questo? A questo punto sarebbe inutile essere prudenti, devono spingere. Ibi, dove cazzo sta, raga? Ma guarda, si fermano! Shocking. Con un contropiede in pochissimi secondi, veramente uno brutto fallo, l'arbitro non può che fischiare. L'arbitro si avvicina a grandi passi, ma in tasca una volta che lo faccio io che non è ultimo uomo. Vergognati, gioco, vergognati. Intervento scomposto. Vergognati. Ha dovuto decidere se fare fallo e prendersi il rosso o farlo andare in porta. Forse poteva fare più attenzione prima. Se segna il mosso cazzo. Guardate la barriera, raga, guardate questi. Ah, raga, ma di che cazzo? Ma che cazzo sto vedendo, raga? Che cazzo sto vedendo? Che cosa sto vedendo? Giusto, un bell'anticipo. Palla a cercare la profondità. Preferisce ma non fischio, guardate. Non ha fischiato adesso. Da lì può segnare. Sceglie di andare per vie verticali. Si trovano a loro agio nello stretto. Prova la conclusione. Hanno ridotto lo svantaggio. Partita adesso assolutamente riaperta. L'ha messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla. Guarda Fabio, come se ancora prima di colpire la palla avesse già in mente tutta l'azione, compreso il gran finale. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Ora devono rimanere concentrati e cogliere le occasioni che si presenteranno. Conclusione sul fondo. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Ma che lele. Costruiscono la manovra con sicurezza. Cerca la traccia in profondità. Palla ad Holland. Holland! Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Sta provando Fabio, sa che è importante aumentare il vantaggio.
Albiol. Ora Makelele. Perché non ha cambiato Ola? Del Piero sul pallone. Fa viaggiare il pallone in verticale. Stanno cercando chiaramente di farlo. Ma controlla un po'. Dai, Magnon, guarda. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Fungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Ma che cazzo ho visto? Madonna, no, ma non ci credo, raga. Ma avete visto Casemiro che ha fatto? Ma io l'ho tolto. È mancata solo un po' di precisione. Non sta più campi. Non mi fa fare più cambio, raga. Vabbè. Ma non era lui. La vittoria nelle loro mani. Aspettano solo il fischio dell'arbitro. Prova a giocarla in profondità. Platini. Lord. Occasione ghiotta. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Vicino in ottima posizione. Pronto al tiro. E il pallone finisce in rete. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Niente da fare per la difesa. Che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ben giocato. Si è sbarazzato delle attenzioni indesiderate dei difensori e non si è fatto intimidire dal pressing. Gol meritato. Situazione di parità perfetta e siamo ormai nel finale di gara. Non hanno mai smesso di crederci e ce l'hanno fatta. A questo punto Fabio potrebbero anche compiere. Ma guarda un po' che cazzo mi fa quello. La metti in avanti. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Lasciamo aperto. Hai visto uno schifo del genere, dai. Mai visto uno schifo del genere, dai. Aldo spagnolo di merda. Che schifo. Ciao raga, vomitevole.